a tutti ragazzi e ragazze, che bello, posso parlare senza bisbigliare, che bello, perché non c'è nessuno in casa, quindi posso fare io come diavolo, dico io. Oggi voglio fare il video tag Se fossi, che ho visto da Isima91, quindi da Cristiano. E se fossi una stagione, che stagione saresti? Allora, io sarei l'inverno, perché amo l'inverno, amo il freddo, amo il periodo invernale, amo il Natale e amo ovviamente quel mese che è dicembre, anche perché sono nata io, quindi ok, viva l'autostima. Comunque no, amo proprio il periodo invernale, amo tutto quello che riguarda l'inverno e proprio com'è l'inverno, cioè le sensazioni e le emozioni che ti trasmette, mi piace tantissimo. Se io fossi una pornostar, allora io partiamo dal presupposto che non conosco i nomi delle pornostar al femminile, tolta la diva del tubo che è una youtuber, però non so se effettivamente una, non lo so, non saprei chi essere perché non le conosco. Poi numero 3, se fossi una posizione, allora qua è da intendere che posizione, perché se è una posizione in senso, e vabbè, se è una posizione, andiamo avanti, perché sì, perché è molto imbarazzante questa cosa. Numero 4, se fossi un videogioco, che videogioco saresti? Allora, io sarei Super Mario, però non il Super Mario tradizionale, quindi Super Mario Bros, ma sarei Mario e Luigi, fratelli nel tempo. Non so se l'avete visto, si chiama... Quando mi comprai il Nintendo DS nel 2007, lo amavo davvero tanto perché mi piaceva vedere Mario e Luigi che diventavano bambini. Ed erano troppo cuccioli, erano bellissimi, quindi sì, amo quel videogioco e amo Super Mario. Quindi sicuramente sarei Mario e Luigi, fratelli nel tempo. Se tu fossi un libro, che libro saresti? Allora, io amo le saghe, lo sapete. Comunque sicuramente, dato che tutti quanti i libri mi sono piaciuti tantissimo, sarei la saga di Harry Potter perché mi ha rappresentata più da vicino. Quindi se io fossi un libro sarei sicuramente il libro di Harry Potter. Se fossi un telefilm, allora io non sono un amante dei telefilm, ne seguivo pochissimi perché adesso non li vedo quasi più. Quindi la mia serie TV, anzi se io fossi una serie TV sarei sicuramente Ossì, che è la mia serie TV preferita, e voi lo sapete, ve l'ho detto, stradetto, mille volte detto, vi ha riempito tanto di testa, quindi sì, sarei sicuramente Ossì. Se fossi una città, ovviamente se fossi una città la risposta è sicuramente Sydney. Ma non Sydney perché è una delle città più famose dell'Australia e quindi diciamo che tutto fa riferimento a Sydney, ma perché è diventata simbolica. Anche se a me piacciono tantissime altre città dell'Australia, vedi Perth, Canberra, Melbourne è stupenda, però principalmente io direi Sydney perché è davvero simbolica, è bella per come è fatta, per come è al suo interno, per come è strutturata l'architettura di questa città, è davvero davvero bella, quindi direi sicuramente sì. Se fossi un cibo, che cibo saresti? Allora, io sarei le patatine fritte, però non le patatine fritte quelle nella busta, quindi quelle nel pacchetto, ma le patatine fritte che si comprano, quelle a bastoncino, fritte sul momento. Se fossi una canzone, che canzone saresti? Allora, se io fossi una canzone sarei sicuramente Talk dei Coldplay, perché penso sia una delle mie canzoni preferite, se non proprio la mia canzone preferita. Se fossi un colore, allora se io fossi un colore sarei il bianco, perché è il mio colore preferito e perché mi dà tranquillità, mi dà una sensazione di fresco, di velato, di trasparente. Mi piace tantissimo il bianco, quindi sì, sarei sicuramente il bianco, perché ripeto, mi mette tranquillità. Se fossi un'altra persona chi saresti? Allora, se io fossi un'altra persona non sarei me stessa. Se fossi un'altra persona sarei Willa Holland, l'attrice di Ossì, che interpreta Kathleen Cooper, la piccola sorella di Marissa. Però preferirei essere me stessa migliorando qualcosa di me. Anche se migliorassi qualcosa di me non sarei me stessa. Scusate il giro di parole, comunque... Andiamo avanti, se fossi un peccato capitale sarei la gola, perché io amo mangiare i dolci, amo mangiare il cioccolato, non i dolci in generale, io amo il cioccolato, sono dipendente dal cioccolato, sono letteralmente dipendente. Se fossi un profumo, che profumo saresti? L'erba appena tagliata, perché mi dà anche quello una sensazione di freschezza e di, non lo so, quasi rinascita, mi piace tantissimo, comunque sì, sarei l'odore dell'erba appena tagliata. Se tu fossi un animale, se fossi un animale sarei l'orca, ed è penso il più grande predatore marino, ed è un mammifero, non è un pesce, ed è l'animale che mi è sempre piaciuto. Quando ero piccola mio padre mi comprò l'orca gonfiabile, quella grandissima che tu fai a mare, ti butti sopra, e era una fatica più che altro gonfiarla, perché ci perdevamo tipo mezza giornata per gonfiarla, e quindi fine.
Se fossi un social network, sarei Twitter. Perché mi piace Twitter? Perché Twitter ti dà la possibilità di scrivere quello che vuoi e condividerlo con tante persone che magari neanche conosci, ma soprattutto ti dà la possibilità di avere notizie live sul momento e non di avere questi stati lunghi e queste immagini inutili che principalmente trovi su Facebook e non servono niente. Quindi sì, mi piace Twitter perché lo reputo un social molto più serio e molto più istruttivo, ecco. Se fossi un Pokémon, io sarei Raichu, cioè l'evoluzione di Pikachu, è stato sempre il Pokémon che mi è piaciuto da bambina, da sempre. Mi è piaciuto perché mi dava l'idea di questa specie di orsetto topino, molto, molto cicciotto, perché rispetto a Pikachu, Raichu è più grande. E mi piaceva il fatto che avesse le orecchie arricciate e fosse sull'arancio grigio, mi è sempre piaciuto tantissimo Raichu. Mi piacciono anche tantissimi altri Pokémon, però il mio preferito è sicuramente Raichu, quindi se io fossi un Pokémon sarei Raichu. Se fossi una favola io sarei Peter Pan, perché sapete quanto io ami quella storia e soprattutto quanto ami realmente la storia originale, quella scritta da Barry, non quella trasformata dalla Disney e da tantissimi altri cartoni. Sempre per questa voglia di rimanere bambini e di trasmettere qualcosa di sano e di puro agli altri, cosa che quando cresci tendi a non fare più. Se fossi la morte, allora se io fossi la morte sarei una morte secca e decisa e non agonizzante, perché magari c'è qualcuno dietro che adesso mi pugnalerà e morirò sul momento, quindi ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito fino adesso. Se io fossi un oggetto sarei una matita che ti dà la possibilità di disegnare, di creare e di fare qualsiasi cosa, ma anche di scrivere, di colorare, di fare qualsiasi cosa. Sarei una matita, sì, sicuramente sarei una matita. Se fossi una fobia sarei liguriofobia, credo, la fobia delle cose che esplodono. Però sarei quella, perché io ho la fobia di tutto ciò che esplode, di tutto ciò che è un rumore improvviso. Ho davvero il terrore, non lo sopporto, mi spaventa, mi terrorizza che sia un palloncino, che sia lo spumante, che sia un botto di capodanno. Ma qualsiasi cosa, io ho davvero il terrore di tutto ciò che esplode, dei rumori improvvisi, anche di una musica che parte improvvisamente, io mi spavento. Se fossi una parolaccia me ne vengono in mente 8 miliardi, però sarei fottiti assolutamente, fottetevi tutti quanti allegramente, andate a farvi fottere, sarei sicuramente quella. Se fossi un frutto sarei il cocco, perché amo il sapore del cocco e amo il fatto che sia... cioè che si possa trovare sia allo stato liquido che allo stato solido. Allo stato liquido quando bevi il latte di cocco, che è buonissimo, l'acqua di cocco, oppure allo stato solido quando appunto lo mangi a pezzi al mare l'estate. Ora, e poi è bianco, quindi una nota di vantaggio in più per il cocco. Bene ragazzi, questo video è finito, noi ci vediamo al prossimo video, come sempre l'appuntamento con me sul mio canale è il martedì e il giovedì alle 15 precise. E niente, se il video vi è piaciuto mettete un like, se volete commentate come diavolo vi pare, iscrivetevi, ma mi raccomando invitate tutti i vostri amici ad iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!